Secondo Alluno City Web, Barbara D'Urso, pseudonimo di Maria Carmela D'Urso, è una conduttrice televisiva e attrice italiana. Ha debuttato in televisione alla fine degli anni 70 partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 e al programma della Rete 2 Strix. Barbara D'Urso, nome d'arte di Maria Carmela D'Urso, nasce a Napoli il 7 maggio del 1957 sotto il segno zodiacale del Toro. È alta 1,68 metri e pesa circa 60 kg. A soli 11 anni Barbara D'Urso si trova ad affrontare il lutto della madre insieme alla sua famiglia, composta da ben 5 fratelli, di cui 2 Daniela e Alessandro, nati dal primo matrimonio della mamma, e 3 Riccardo, Fabiana ed Eleonora, dalle seconde nozze del papà. Vive a Napoli fino all'età di 19 anni, quando decide di trasferirsi a Milano per realizzare il sogno di entrare nel mondo della moda. Scartata questa carriera a causa dell'altezza, ripiega sulla TV debuttando nel programma Gol in qualità di soubrette, lavorando con grandi nomi dello spettacolo come Teocoli, Boldi e Abatantuono. È questo il periodo in cui, per rendere meno evidenti le sue origini partenopee, inizia a farsi chiamare Barbara. In molti non sono a conoscenza di una dichiarazione che fece la D'Urso circa la sua paura di volare che, in gergo tecnico, prende il nome aerofobia: pur di evitare l'aereo viaggerei in cammello. Mi imbottisco di tranquillanti e mi siedo nella cabina di pilotaggio, accanto al comandante, così ho l'impressione di poter controllare le operazioni di volo. Da pochi giorni è partita la famosa trasmissione condotta dalla donna, Pomeriggio 5, dove sono state fatte le prime rivelazioni e confessioni che hanno lasciato un vuoto nel cuore della donna. Durante la trasmissione condotta da Barbara D'Urso in onda su Canale 5, la bella Barbarella ha intervistato la signora Alba, che ha perso entrambi i figli nel giro di poco tempo a causa di pirati della strada La Donna. Ha poi lanciato un appello allo Stato affinché queste gravi ripercussioni sulla vita di alcuni innocenti smettano di esistere. La stessa conduttrice ha quasi sfiorato le lacrime chiedendo pene salatissime per coloro che non rispettano le regole della strada, servono pene esemplari e giuste. Un abbraccio forte alla mamma. Inoltre La Donna ha scritto un tweet che ha lasciato senza parole i fan, davanti al dolore di questa madre, che ha perso 2 figli in 2 diversi incidenti a distanza di 8 mesi non ci possono essere parole.